siamo condizionati dal mondo esterno ad avere sempre di più, a dimostrare sempre di più. Se non hai la macchina figa e pulita, le persone potrebbero pensare che hai qualcosa che non va, ma chi se ne frega, ma vaffanculo a tutti quasi, se perdete tempo a guardare la mia macchina, grazie, vuol dire che sono importante per voi, ma che cazzo guardate la mia macchina, chi se ne frega. Siete d'accordo con me che a volte ci facciamo condizionare dal mondo esterno e viviamo di piaceri effimeri che non servono veramente a un cazzo, servono a un cazzo. Non è quello che vi dà la felicità, non è quello che vi dà la felicità, non è il like, non è la visualizzazione nella storia che vi dà la felicità, non è il like nel post che vi dà la felicità, è in che modo tu puoi essere di aiuto al mondo che ti dà la felicità, in che modo tu puoi aiutare le persone che ti dà la felicità, in che modo tu puoi dare significato alla tua storia che ti dà la felicità. E non serve avere una storia di difficoltà, essere un tossicodipendente come sono stato io, ragazzi, non pensate questo, non pensate che chi ha la storia più difficile ha più possibilità di trovare uno scopo di essere felice. Non è così, raga. Non è così, puoi avere anche una storia normalissima, con poche difficoltà, ma tutti abbiamo superato delle difficoltà. Puoi avere una storia anche molto meno impattante, no? Ma non è questo il punto della felicità. La felicità è trovare il significato anche nelle piccole cose, in tutte le cose che ti succedono, perché poi se riesci a trovare un significato forte, il significato profondo nelle tue difficoltà e nelle sfide che hai superato nella vita, e gli dai un significato anche nei fallimenti più grandi e più enormi della tua vita, che cosa cambia? Che cosa cambia nella tua mente? Che cosa cambia nei tuoi comportamenti, nel tuo modo di vivere la giornata? Cambia tutto, perché se riesci a dare un significato profondo al passato, a quei momenti in cui piangevi, a quei momenti in cui tutti ridevano di te, a quei momenti in cui ti sentivi un fallito, a quei momenti in cui non ne prendevi una ma sbagliavi tutto, se dai un significato a quello, un significato positivo, significa, cazzo, che ogni cosa ti succederà da oggi in poi avrà un significato e non avrai più paura di sbagliare, non ti limiterai più a tacere per la paura del giudizio degli altri. Cazzo, io dico quello che voglio, io dico quello che cazzo voglio, ragazzi. Sbaglio? Benissimo, ho sbagliato, do un significato all'errore e vado avanti. In questo modo cresci ogni giorno, sempre di più, sempre di più, sempre di più. In pochi sono disposti a fare questo, in pochi sono disposti a guardare il proprio passato e dargli un significato, perché è doloroso, ragazzi, è doloroso dare un significato al proprio passato, perché significa rimmergersi in quella merda, permettetemelo, in quella merda, perché le difficoltà e i fallimenti sono merda se non sai guardarle nel modo giusto. Se le guardi con gli occhi del perdente, le difficoltà sono una merda. Se le guardi con occhio per trovare un significato, con l'occhio del vincente, con l'occhio della persona che si assume le sue responsabilità, le difficoltà diventano opportunità per dimostrare il tuo valore. Le difficoltà diventano doni dell'universo che ti mettono alla prova e ti danno la possibilità di migliorare. E davanti a questo poi è una tua scelta usare sostanze o non usare sostanze. È una tua scelta scappare o non scappare, o affrontare la difficoltà. È una tua scelta stare di fronte al bivio e scegliere di affrontare la difficoltà oppure scappare di nuovo di fronte alla difficoltà. È una tua scelta. Ma quando sai che nella difficoltà c'è il grande significato della tua vita, c'è l'opportunità di crescere, tu sceglierai sempre di affrontare la difficoltà. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no